Poracci, sono molto deluso perché nessuno, e ripeto, nessuno di voi è riuscito a riconoscere il gioco a cui stavo giocando nella intro di ieri. Ma dico, che nintendari siete? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche senza il bisogno di un SSD esterno. Cosa? Percepite un clima di pienezza? Vi state domandando cosa sia quest'aria di opulenza? Beh, ma è ovvio, quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Infatti parleremo del perché Nintendo non è stata presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dei record di vendita di PlayStation 5 e anche del nuovo firmware che aggiungerà una feature richiestissima dagli utenti. Ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio canale con un piccolo gesto, anche perché lo sapete che secondo dei recenti studi scientifici, chi non mette like, chi non si iscrive attivando la campanella delle notifiche, chi non mi segue su tutti gli altri social, tende a godersi la vita molto di meno rispetto a un real poraccio? Io ve l'ho detto, poi fate voi. Ah, e poi c'è anche il Patreon, anzi, Porion, dove in cambio di un piccolo contributo mensile potrete avere accesso a ricompense esclusive, come dietro le quinte, bloopers e live poracce. Se vi interessa, vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con le notizie al volo. Dopo Animal Crossing, anche Pokémon Snap si aggiorna. Se il live sim di Nintendo purtroppo ha visto un update stagionale a dir poco scarno, la situazione è inversa per quanto riguarda il rail shooter fotografico uscito appena qualche mese fa. Dal 3 agosto i giocatori potranno esplorare ben 3 nuove aree che includeranno un totale di 20 nuovi Pokémon, tra cui nomi storici del calibro di Psyduck e Snorlax. Due delle 3 aree avranno addirittura la variante giorno-notte, espandendo ancora di più la portata di questo free update. Per un indie che finalmente ha una data di uscita, un altro si allontana sempre di più. Neanche il tempo di gioire per Baldo che è arrivata la notiziaccia. Il bellissimo Kena, o Kina, The Bridge of Spirits, atteso su PS5, PS4 e PC, è stato rimandato al 21 settembre, posticipando di quasi un mese la release fissata per il 24 agosto. Il team di Ember Lab ha dichiarato di aver preso questa decisione per far sì che il gioco arrivi nel migliore stato possibile sugli scaffali digitali. Un vero peccato, ma alla fine un mese non è poi così tanto. Ad agosto Baldo, a settembre Kina. Non è una nuova uscita, ma questa collection va segnalata per forza. Lo avete capito che adoro i Metroidvania, no? Beh, i due Ori, capolavori del genere, inizialmente esclusiva Xbox e poi approdati anche su Switch, saranno racchiusi in un unico pacchetto che verrà venduto a partire dal 12 ottobre. La cosa più interessante è che si tratterà di una versione fisica su cartuccia, a cui si aggiungeranno anche le due colonne sonore in formato digitale e 6 cartoline da collezione. Appena sarà disponibile il pre-order, ve lo segnalerò sulle offerte poracce. E chiudiamo con l'angolino dell'applauso, che stavolta è rivolto a Capcom. L'azienda ha pubblicato i risultati finanziari relativi al primo quarto del 2021 e dire che se la passa bene è riduttivo. I guadagni rispetto all'anno scorso sono incrementati di oltre il 100%, principalmente grazie agli ottimi risultati di Resident Evil Village, che ha venduto più di 4,5 milioni di copie, e Monster Hunter Rise, che sappiamo ha sorpassato i 7 milioni di unità vendute. Non solo si tratta di profitti record per Capcom, ma diciamocela tutta, sono anche strameritati. Nell'arco di 6 mesi ha pubblicato solo gioconi, e oltre a Village e Rise vanno aggiunti anche Stories 2, Ghosts 'n Goblins Resurrection e The Great Ace Attorney. Brava Capcom! E passiamo alle notizie del giorno. Siamo nel vivo delle Olimpiadi di Tokyo, uno degli eventi più importanti dell'anno, che però ha portato con sé la sua buona dose di controversie. Si è molto discusso se fosse il caso di annullare l'evento o meno, ma alla fine si è scelto di disputarle lo stesso. Durante la cerimonia di apertura c'è però stato un grandissimo assente, Nintendo. E ora stanno venendo fuori degli interessanti retroscena. La mancata presenza della casa di Mario ha lasciato tutti un po' di stucco. In fondo, durante la cerimonia c'è stato un segmento musicale dedicato proprio alle grandi serie videoludiche nipponiche, e saghe come Dragon Quest, Monster Hunter, Final Fantasy e Kingdom Hearts sono state omaggiate con una playlist a tema, che però non comprendeva nessun brano storico della grande N.
Assenza ancora più clamorosa se si pensa al ruolo centrale che Nintendo aveva ricoperto durante il passaggio di consegna di Rio 2016, dove il primo ministro era arrivato proprio attraverso un warp pipe. E se non lo avete visto, recuperatevi il video, che è uno dei momenti più epici mai visti di sempre. Secondo un'inchiesta di Bunshun, l'organizzazione della cerimonia di apertura avrebbe risentito pesantemente del clima di incertezza che si era creato attorno alle Olimpiadi, tanto da aver visto il susseguirsi di ben 11 copioni differenti e numerosi cambi di direttori artistici. Tra tutte queste idee scartate, nel corso delle varie bozze, sono stati previsti ben 3 segmenti che vedevano coinvolta Nintendo. Uno di questi, scartato intorno ad ottobre 2020, era incentrato sul ritorno del tubo verde di Rio, che questa volta avrebbe visto Lady Gaga come protagonista. Abbastanza random, ma ok. La sequenza più ambiziosa doveva essere invece ispirata alla storia del mondo dei videogame a 8-bit e a quanto pare nella sua realizzazione era stato estensivamente coinvolto Shigeru Miyamoto, che addirittura partecipava a delle riunioni settimanali in quel di Tokyo. Bunshun riporta che il game designer ci sia rimasto parecchio male quando ha saputo della cancellazione del segmento. Per quanto riguarda la sezione musicale, l'esclusione di Nintendo e Pokémon è avvenuta a ridosso dell'evento. Infatti una bozza della scaletta, datata 16 giugno, riportava ancora la presenza di tracce provenienti dalla serie di Super Mario, The Legend of Zelda e Pokémon, nessuna delle quali era presente nello show finale. Un vero peccato, ma di sicuro Nintendo non è stata l'unica perdita di un'organizzazione che per forza di cose si è ritrovata costretta a fare i conti con sponsor che si tiravano indietro e un'opinione pubblica non proprio entusiasta dello svolgimento di queste Olimpiadi. Voi cosa vi sareste aspettati dalla cerimonia di apertura a tema grande N? Ma cambiamo completamente argomento e torniamo a parlare di PS5. Ci sono molte novità riguardanti la console di Sony, ma intanto partiamo da qui: i dati di vendita. Ieri abbiamo parlato di come la console di Microsoft abbia saputo imporsi come l'Xbox con il miglior lancio di sempre. Ma la nuova ammiraglia di casa Sony non è stata di certo a guardare, anzi possiamo affermare che i risultati ottenuti da PS5 sono proprio su un'altra lega rispetto a serie X e S. Il 18 luglio, a soli 8 mesi dal lancio ufficiale, PS5 ha raggiunto 10 milioni di unità vendute, non solo surclassando la concorrenza, ma anche battendo il precedente record di PS4 di un mese, diventando a tutti gli effetti la console Sony più di successo nella finestra di lancio. Jim Ryan ha parlato anche di ottimi numeri riguardanti sia la vendita dei titoli first party, sia in termini di engagement dei giocatori. Su PS5 Sony sta registrando molti più utenti attivi rispetto a PS4, e anche molte più ore di gioco complessive. Risultati impressionanti anche e soprattutto se si prendono in considerazione le difficoltà di produzione riscontrate a causa della carenza globale di semiconduttori. Il CEO di Sony Interactive Entertainment ha confermato che nonostante gli ottimi dati di vendita c'è ancora molto lavoro da fare e la sfida è quella di riuscire a tenere il passo della richiesta da parte degli utenti. Addirittura sulle pagine di Famitsu, Ryan ha chiesto scusa agli utenti, parlando di leggeri miglioramenti per quanto riguarda le catene di produzione, ma purtroppo c'è ancora molto lavoro da fare. Questo significa che reperire una PS5 continuerà ad essere difficile anche nel 2022. Chissà cosa accadrà quando i ritmi produttivi torneranno alla normalità. PS5 secondo voi ha le carte in regola per superare in vendite anche PS2? Ma come dicevamo, le novità a tema PS5 non finiscono qui. Un nuovo firmware, per ora disponibile solo in versione beta per alcuni tester, aggiungerà tantissime nuove funzionalità, tra cui una da sempre richiesta a gran voce da gran parte dell'utenza: il supporto agli SSD esterni. Questa prima major update promette insomma di rivoluzionare la user interface della console, ma non solo. Oltre a un corposo aggiornamento della game base, un nuovo modo di organizzare i differenti versioni dello stesso gioco nella home e una riscrittura dell'interfaccia dei trofei, ci sono alcune importanti novità come il supporto all'audio 3D anche dagli speaker della TV, la possibilità di selezionare la qualità di streaming da PlayStation Now tra 720p e 1080p e, come dicevamo, il supporto agli SSD esterni. Questo significa che finalmente si potranno avviare anche da memorie secondarie i titoli PS5 e non solo quelli PS4.
Il problema però è che le memorie NVMe 2.0 dovranno rispettare degli specifici parametri di prestazioni e dimensioni per nulla scontati. Sony tra l'altro consiglia dei dissipatori aggiuntivi, insomma non una soluzione comodissima. Il vero collo di bottiglia di questi SSD, come accade per i Seagate di Microsoft, risiede però nel prezzo, che si avvicina pericolosamente a quello della console. Seagate ha ad esempio annunciato la sua prima linea di SSD ottimizzati per PlayStation 5, ovvero il FireCUDA 530, che sarà disponibile nelle taglie da 500 GB, 1, 2 e 4 TB, tutte disponibili con e senza dissipatore. Il prezzo? Si parte da $150 del 500 GB fino ad arrivare ai $999 della versione a 4 TB. Mi sa che conviene aspettare un price drop, nel mentre ci teniamo i cari vecchi hard disk USB 3.0. Che ne dite? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Mi raccomando, nerdate duro anche sotto l'ombrellone. Noi ci vediamo domani per un nuovo video. Io sono il Poro Olympix, Michele SSD, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Sono brillantissimo. Abbassiamo. No, ora no. L'unico canale sovraesposto di YouTube.